Ciao a tutti, oggi abbiamo il 50 mm della serie Art di Sigma. È una lente full frame, ma può essere montato anche su APS-C. È uno dei 50 mm migliori sul mercato. Quindi non perdiamo tempo, andiamo a vedere insieme come si comporta. Dal punto di vista della costruzione è ottimo, solido e compatto, se lo agitiamo non sentiamo tremolare niente, anche la ghiera della messa a fuoco è molto solida, forse leggermente dura però non ha gioco, si muove veramente bene. Forse è un po' pesantuccio in generale l'obiettivo, ma ci si fa subito l'abitudine. Il barilotto è quasi completamente, pulito, tranne che per lo switch per selezionare la modalità di messa a fuoco e la finestrella che ci indicherà la distanza di messa a fuoco. All'interno è composto da 13 lenti divise in 8 gruppi. Il diaframma è composto da 9 lamelle circolari che permettono un'apertura minima di 16 e massima di 1,4, quindi è una lente molto molto luminosa. La minima distanza di messa a fuoco è di 40 cm, quindi è leggermente minore rispetto alla media, cosa che ne accresce la qualità. Per quanto riguarda i filtri, possiamo montare qualsiasi tipo di filtro a vite, basta che abbia un diametro di 77 mm, perché la parte frontale non ruota durante la messa a fuoco, tra l'altro la messa a fuoco manuale è perenne, e infine, forse unica pecca dell'obiettivo, manca lo stabilizzatore. Quindi, costruzione ottima e prestazioni ancora migliori. Partendo dalla distruzione, non ne abbiamo veramente il minimo accenno. Le foto che la lente restituisce sono perfette, prive di questo disturbo, come per la vignettatura. Abbiamo delle immagini che presentano una vignettatura molto molto anonima e solamente all'apertura focale massima, praticamente, perché basterà chiudere il diaframma fino a 2,8 per liberarci completamente da questo disturbo. Anche la nitidezza è eccezionale, ottimo livello di dettaglio già all'apertura focale massima. L'unica pecca è il calo di dettagli agli angoli, che è comunque leggerissimo e basterà chiudere il diaframma anche di poco per migliorare la situazione. Come gestisce le aberrazioni, le gestisce alla perfezione, non ne abbiamo il minimo accenno, sto parlando delle aberrazioni cromatiche, mentre per i flares, anche qui, sarà difficile farli saltare fuori e quando riusciremo a farli saltare fuori saranno comunque dei flare molto molto anonimi. Il bokeh, che è la caratteristica sulla quale la lente punta maggiormente, è un bokeh morbidissimo, molto bello da vedere. Forse l'unica pecca, fra molte molte virgolette, è la definizione delle highlights, ovvero non si impastano con lo sfondo, non hanno i contorni sfocati, ma hanno dei contorni ben definiti. L'autofocus, anche qui ottima prestazione, velocissimo, preciso, anche a piena apertura, sarà difficile metterlo in crisi, riesce a gestire tantissime situazioni, anche quelle di scarsa luminosità. E infine lo stabilizzatore. Prima ho detto che forse è una pecca quella di non avere lo stabilizzatore, forse perché è un obiettivo molto luminoso, quindi basterà aprire il diaframma per compensare con i tempi di scatto, però è anche vero che a volte aprire il diaframma potrebbe non essere necessario e in alcune situazioni quindi lo stabilizzatore potrebbe tornare utile. Quindi, concludendo il video, devo dire che questa lente rasenta la perfezione, a partire dalle prestazioni eccezionali, nitidezza, bokeh, vignettatura e in generale disturbi gestiti alla perfezione. Forse è leggermente pesante, ma come ho detto prima ci si fa subito l'abitudine. L'unico difetto vero e proprio rimane lo stabilizzatore che magari potrebbe limitare un po' le cose in certe condizioni, però in generale veramente una lente eccezionale. Se avete domande, comunque, fatele pure con un commento. Se lo avete provato e volete dire la vostra, fatelo ugualmente con un commento. Io questo video lo concludo qui e ci vediamo al prossimo. Quindi, da allo è tutto, arrivederci.